Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi volevo parlarvi della compagnia telefonica Eli Mobile, perché visto che in Italia ne abbiamo troppo pochi, no, di operatori virtuali, cioè sono veramente pochi. Ecco a voi il nuovo operatore telefonico di Gianluca Vacchi e compagnia bella. Ma attenzione però, perché non stiamo parlando del solito operatore che offre solo giga e minuti. Infatti Eli Mobile si presenta come il primo social media operator che integra innovazione e tecnologia e metaverso. Wow. Andiamo a vedere nel dettaglio sul sito cosa ci offre questa Eli Mobile. Già da qui possiamo notare che è una compagnia di qualità. Infatti sembra un sito dove vendono champagne piuttosto che tariffe telefoniche, o anche un sito di escort di lusso. Ma vabbè, basta, ok, andiamo avanti. Insomma, tutto stile luxury Gianluca Vacchi, si è già capito. Qui vediamo le offerte lancio, che al momento sono 6,99€ per 50 giga, che diventano 100 fino al 31 agosto se l'acquistate entro il 15 di maggio, oppure 9,99€ per 120 giga, che diventano sempre 150 fino al 31 di agosto per lo stesso motivo di prima. Hanno anche un piano annuale da 95€ annui con 120 giga e minuti illimitati, e in più però vi regalano un maggiordomo, il servizio di concierge lì. Ok, dopo approfondiamo. C'è da dire intanto che questo MVNO non ha limiti di banda, quindi si viaggia al massimo della velocità 4.5G invece del 5G nemmeno l'ombra per ora, e sappiamo che viaggia su rete Wind 3. Mettiamoci un altro operatore, già che ci siamo, su quella rete lì, perché non è satura, no. Anzi, va proprio velocissima, top quality network, top. E fin qui tutto normale. Ora andiamo a vedere cosa ci offre in più questa Eli Mobile. Abbiamo la loro app chiamata Elysium, che sarebbe una sorta di piattaforma con una serie di contenuti come video e corsi disponibili gratuitamente per gli utenti, e esperienze dirette, per esempio andare a cena con Cracco. Non so se costerà un extra andare a cena con Cracco, ma chissà, per ora non ci sono dettagli. Ma non credo che tutti gli utenti andranno a cena con Cracco, perché sennò c'è... Vabbè. Poi abbiamo la Elicoin, la loro criptovaluta interna con cui sarà possibile acquistare delle esperienze esclusive e contenuti vari su Elysium. Mi immagino che per andare a cena con Cracco a questo punto si paghi in Elicoin, cioè quindi a questo punto anche i corsi e delle cose si pagheranno in Elicoin, credo, o in euro probabilmente, cioè per forza. E con questi Elicoin sarà possibile anche acquistare del credito telefonico, che qui ci dicono che sarà disponibile a breve, però... spero che arrivi, insomma, ecco. Per minare questi Elicoin basterà rinnovare le offerte, attivare l'autoricarica automatica o andare a correre in tondo a Piazza Gaia a Ulenti fino allo sfinimento con l'app Run With Me. E qui arriviamo al terzo servizio offerto da Eli Mobile, che è appunto questa funzione della app che si chiama Run With Me, dove grazie a questa app, lo dico ancora una volta così se non si è capito che è una app, potrete andare a guadagnare ben 10 Elicoin ogni chilometro percorso. Attenzione però, non correte troppo, perché ve ne daranno al massimo 1500 al mese, non di più. Non so quanto valgono adesso precisamente, però diciamo che guardando il sito, per guadagnarvi una ricarica omaggio da 10€ dovete correre per un bel po' di mesi, ma a gambe levate, vabbè. E per ultimo, ma non meno importante, abbiamo il concierge personale, che sarebbe una sorta di maggiordomo che ti prenota voli, ristoranti e altre cose che di base le persone non hanno voglia di fare. Dovete pregare Dio che non finisca nelle mie mani una cosa del genere, perché sennò diventerà il vostro incubo. Oltre a tutto questo, sul sito dicono che hanno un servizio clienti che risponde dall'Italia e non dall'altra parte del mondo, e presumo con gente che parli italiano, almeno spero. E per questa compagnia, ragazzi, credo di avervi illustrato quantomeno quello che si sa fino ad oggi. È preordinabile sul loro sito web, le consegne avverranno dal 16 maggio e basta. Voi cosa ne pensate di questa compagnia? La proverete? Non la proverete? L'acquisterete? È sempre la solita cosa, nel senso che è uno dei tanti operatori virtuali che gira su rete Wind 3? Boh, chi lo sa. Se volete che la provo, magari fatemelo sapere in un commento qua sotto, così magari me la ordino anch'io e poi magari vado a cena con Cracco. Ma se capita, volentieri, poi non lo so. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra, mi raccomando iscrivetevi al canale, grazie a tutti per le iscrizioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!